Ciro Venerato della RAI, a meno di 2 ore e mezzo dalla conclusione del mercato, che cosa ci si può aspettare? Ma credo non tantissimo, insomma, credo che qualche colpo di coda lo regalerà all'Inter, perché credo che entro le 23 riuscirà a definire l'ultimo acquisto. Proprio in questi minuti c'è Vigorelli in sede lì all'Inter per cercare di mediare tra Porto e Inter per decidere di reperire finalmente Ronaldo. Si sta solo cercando la formula giusta. L'Inter opta per il prestito con un diritto di riscatto non obbligatorio. Il Porto vorrebbe invece condizionarlo ad alcune esigenze e anche ad alcune presenze del calciatore. La Samp ha chiuso Muñoz poco fa, è saltato quindi Diakité, che ora deve cercare una squadra, però è svincolato, quindi potrebbe anche farlo dopo le 23. Il Napoli non ha regalato Sussurri, aveva fatto tutto bene già prima, sta chiudendo proprio adesso al Rijeka Radosevic e deve sistemare Uini, e proprio poche ore fa l'agente di Enrique ha portato al Napoli un'offerta del Cruzeiro che il Napoli ha rispedito al mittente, quindi fino a giugno Enrique non si muove da Napoli. Regina del mercato, l'Inter, possiamo dirlo, anche se il mercato non si fa con le figurine? Il mercato non si fa con le figurine, io credo che al momento, viste le prestazioni, la squadra ha cooperato meglio e ha inciso sul mercato di gennaio è stato il Napoli, e non parlo per carità di patria, perché Strinic si è inserito bene, ha giocato quasi sempre titolare ed è stato decisivo. Gabbiadini ha realizzato il gol della vittoria ieri e sicuramente sarà un acquisto importante in una rosa che già vanta molti petali. Quelli dell'Inter li stiamo ancora aspettando, cioè Podolski non pervenuto, Shaqiri non pervenuto, Brozovic deve inserirsi, vedremo. Quindi è ovvio che credo che un bilancio serio si può fare a fine anno, cioè così come puoi fare un bilancio serio del mercato estivo dopo i primi 5 mesi, cioè quando inizia la sessione invernale, è giusto oggettivamente farlo a bocce ferme. Al momento, per questo mercato che hai messo i primi vagiti, devo dire che l'Oscar va al Napoli, al suo direttore sportivo Bigon, a De Laurentiis e al tecnico Benitez. La Roma ha speso molto, ma ha speso bene? Non lo so, io non lo so se la Roma si è realmente rinforzata, lo dico con grande affetto e stima che porto a Walter Sabatini, che ritengo uno dei migliori talent scout d'Europa, non solo d'Italia, però io non so se perdere destro, che avrà tutti i limiti caratteriali di questo mondo, ma una media gol importante, perché poi per un attaccante, come dice Galliani, conta l'almanacco, contano i numeri, e io condivido pienamente il pensiero di Galliani sugli attaccanti. A me non interessa che giochino bene, che partecipino alla manovra, che siano tatticamente duttili, l'attaccante deve far gol, destro uno che la porta la vede. Allora è arrivato uno che non so se in Italia farà i gol che ha fatto destro, dal CSK Mosca, ed un altro che è un grande esterno, ma reduce da un infortunio e che comunque, insomma, è da un anno che non gioca ai suoi livelli. Mi riferisco ai Barbo, in una squadra che ha già Gervinho, quindi ha già chi attacca bene nella profondità. Sul difensore, Chiriches mi sembrava tanta roba, passare da Chiriches a Spolli, con tutto il rispetto, è come passare da un pittore a un imbianchino.